Bentornati amici del gameplay, sempre su Game Over Size. Allora, dobbiamo fare il nostro primo assalto, forse lì dove c'è il fumo. Da quello che ho capito. Oh, ma quelli stanno lì. Che cavolo, sempre tutto male inizia con noi. Ah, ma erano buoni. Un applauso ragazzi, un applauso. Mi ci vuole. Ok, allora ho trovato le pelli del tasso, quindi no, il tasso era papiro. Quindi ora posso portare un'altra arma principale. E visto che dobbiamo fare un assalto, ho preso il fucile di precisione, speriamo vada bene. E ho messo il mirino, qual è? Red dot, mi pare, all'arco. Combattimento, ma noi ce ne freghiamo. Vado ad aiutarli. Devo proprio. Vado davanti al coso poi. Sei morto! Ok, uno è andato. Due andati. Oh. È imprecisissimo sto coso. Vaffanculo. Eccola. Ti è andata bene. Ok, riprendiamo munizioni. Oh, da qui si potrebbe farsi. Evento karma completato. Ah, vedi. Ce li ho mai fatti. Riprendiamoci le frecce. Gettone mercenari per uno. Ok, porno d'epoca, bene. Precusiamo. Ok, allora. Hai un minuto. Allora, da quale parte attacchiamo? Dobbiamo vedere bene la situazione. Beh, questo è uno dei primi, quindi non penso sarà pieno di nemici. Però non si sa mai. Far Cry 3 mi capitava sempre quando stavo facendo un assalto, lo stavo facendo tutto quanto di soppiatto, arrivava la tigre da dietro o l'orso e rovinava tutto. Speriamo non succeda la stessa cosa adesso. Ah, in fiamme. Allora dobbiamo avere arrivati avamposti. Gli avamposti ostili si riconoscono facilmente per le colonne di fumo nero, ok, quello là già lo sapevamo. Scattare gli allarmi, ok. E sblocco rifugio, pure questo lo sapevamo. Per chi non lo sapesse, ogni rifugio, cioè, quando lo liberiamo funziona come nostra base, possiamo usare anche il viaggio rapido, eccetera, eccetera, anche la prima nemici. Solo 2, 3, 4, alla faccia che erano pochi. Allora, se io con una freccia riesco a rompere l'allarme, se riesco a rompere l'allarme, se ci avessi un cerchino. Ah, le gabbie? Dove sono le gabbie degli animali? No, sono proprio parecchi, Un elefante? Ci troviamo subito allora. Qui non ci arrivo. No, 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 no. Vai, vai, entra, bello. Vai, fai caos, fai caos. Ah,
Casca a rompere l'allarme, vabbè. Me lo suonano pure, quindi devo correre. Vai elefante, fai il tuo dovere. Ah, guardate che roba, oh. No, mi fa sguidare l'elefante. Vai elefante, fai il tuo dovere, cavolo. Ho fatto un piccolo errore, era andato anche tutto piuttosto bene, era andato. Quando usi armi nuove è sempre così, Okay. Vai elefante, fai il tuo dovere. Il problema è come buttiamo giù all'elefante. Ok ragazzi, il balzante di Kiliana è stato liberato. Arrivano i nostri alleati. Mi sono comportato un pochino male, però è andato tutto bene, poi ho voluto strafare, ma ci doveva essere più calmo. Prima gli ostaggi, poi l'avamposto. Sei proprio un testone, Ajay, ma devo ammettere che hai fatto un buon lavoro. Grazie. Mi è sembrata la cosa giusta da fare. Tua madre sarebbe fiera. Dov'è che vuoi andare? Lakshmana. Arrivarci non sarà facile. Paganmin ci ha tolto il nord anni fa e arranchiamo anche qua al sud. Ho promesso a mia madre di portarci le sue ceneri. Il suo ultimo desiderio. Pensaci, Ajay. Tua madre sapeva perfettamente cosa sarebbe successo al tuo arrivo in Kirat. Il figlio di Mohan Gal, che ritorna nella sua terra natale straziata dalla guerra. Ishvari non era una stupida. Che tu sia qui ad aiutarci non è un caso. Resta con noi, Ajay. Unisciti al Sentiero d'Oro e ti prometto che esaudirai il desiderio di tua madre. Che si trattasse di spargere le ceneri a Lakshmana o di qualcosa di molto più grande. Vabbè. I miei genitori hanno davvero creato il Sentiero d'Oro? Sì, è così. Volevano liberare il Kirat dal regime di Pagan. Ora è la possibilità di aiutarci a realizzare il loro sogno. Vedi, di pensarci, Ajay. Oh. Beh, mamma, credo che mi fermerò. Ma chi te lo fa? Mamma mia, ragazzi. Non ho capito una cosa io. Aspetta, niente, andiamo a vedere l'avamposto liberato. Giocare in coop, ma non mi interessa adesso giocare in coop. Allora, che stavo dicendo? Che praticamente questa prima ci odiava per tutto d'imbotto. Diventa amica nostra, così vabbè. Ma ci può stare nella storia, a cambiare idea su di noi, abbiamo fatto colpo. Allora noi, chi siamo? Perché sappiamo usare già un'arma? Queste cose di Far Cry è un po' strane. Ok, lasciando perdere queste stupidaggini, la storia vera era che però Paganim, il cattivo, ha detto che da piccoli noi stavamo con lui e con nostra madre. Quindi uno dei due mente. Ma chissà. Troppo tardi? Troppo, eh? No, dai, ci siamo persi tutta l'azione. Ci conosciamo? Amico, sono la cavalleria io. Stavo per dare uno spettacolo che neanche Clint Eastwood. Sono Herc. Ho sentito di te. In giro a spaccare culi a tutto andare. Spacca culi, quindi eccomi qui perché con me e te insieme. Quello del DLC. Il Sentiero d'Oro non avrà nessuno scampo. Vediatevi questo. Noi siamo il Sentiero d'Oro. Amico, io non capire cosa tu dire. Io non parla la tua lingua. Forse intendevi dire che l'armata reale non avrà scampo. Sai, noi siamo il Sentiero d'Oro. Cazzo, davvero?
Ecco perché mi guardavano tutti male per le cose che dicevo sul sentiero d'oro. Ora si spiegano molte cose. Ok, dai. Nuovo piano. Cavalleria preventiva. Esatto, se ti serve aiuto mi chiami, arriviamo e ti aiutiamo. Bello. Io e i miei, amichetti del sentiero d'oro, esatto. Tu e io, la nuova versione dei fratelli Tatu, un sogno che si avvera. Dai che spacchiamo. Dai che sto buono. Boom, siamo già culo e camicia. Tutto vero, te la sei presa un po' comoda, ma l'hai capito e per questo ti rispetto. Ci annusiamo in giro allora, ok? Spacchiamo per il sentiero d'oro. Bene. Vedete, forse questo lo possiamo chiamare e ci viene in soccorso per sopperire a chi non vuole giocare co-op. Okay, allora. Bene. Eccolo qua, giocare in co-op, vedi? Ma potremmo anche provare a giocare in co-op un giorno. Bisogna vedere, bisogna. Ah, ecco, i gettoni mercenari a quello servono. I mercenari sono ribelli del sentiero d'oro che possono combattere per te. Per chiamare ti servono i gettoni. Per trovare i gettoni completa 20 karma. Ah, perfetto. Ok. Poi con la freccetta in giù possiamo chiamarli. Bene. Ok ragazzi, vabbè, volendo vedere l'avamposto, intanto vi ricordo di mettere un mi piace, di iscrivervi, di commentare, di condividere. E un po' abbiamo liberato. Quando entravamo qui dentro c'era sempre qualcosa. Vediamo un po'. C'è qualcosa da prendere, un collezionabile, penso. No! Ah, è una storia, se una missione secondaria, mi sa. Entrerei lì dentro. Vediamola, vediamo l'inizio. Cosa stanno discutendo? I soldati di Pagan Min stanno per attaccare uno dei campi. Per Amita la priorità sono le informazioni recuperate dai guerriglieri. Sabal pensa che siano più importanti le persone. Da quant'è che vanno avanti? Abbastanza. La discussione è sempre la stessa, le loro idee non cambiano. Senti, io non voglio disturbarti, ma sei Ajay Gal, vero? Grazie per il tuo aiuto. Lo apprezziamo davvero tutti. Sono in debito con il sentiero d'oro per avermi salvato, ma in realtà sono qui solo per spargere le ceneri di mia madre. Forse. Ma ora hai visto cosa ha fatto Pagan al paese. Sei il figlio di Mohan Gal. Che ti piaccia o no, hai un dovere verso il Kirat. E quindi le tue scelte hanno un peso. Ci serve qualcuno che rompa questo stallo tra Amita e Sabal. Ricordalo quando sarai lì dentro. Oh, dobbiamo fare una scelta adesso? Ma io non volevo. Si parla di vite. O agiamo o la gente muore. Si parla di guerra. Abbiamo bisogno di quei dati. Stiamo parlando di soldati da usare. Ricordi che hai detto di Darpan? E se anche dovessi scegliere tra Darpan e i dati, io sceglierei i dati. Acchio. Bene, le scelte. Allora, le missioni equilibrio di potere sono critiche per il sentiero d'oro, ma Amita e Sabal hanno obiettivi diversi. Parla con entrambi i capi e scegli chi appoggiare. La tua scelta determinerà missioni completamente diverse. Saranno stabiliti inoltre nuovi obiettivi nelle missioni future e potrai decidere chi sarà il capo del sentiero d'oro fino alla missione equilibrio di potere successiva. Minghie. Brutta scelta, brutta scelta. Ok, però lo vedremo nel prossimo episodio, ragazzi. Io vi saluto, ho già detto tutto e ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao.